all'inizio era proprio un'ossessione, come se più arrivassi vicino alla meta, più quella si allontanava da me. Anche Bob Marley lo dice, no? Now you get what you want, do you want more? Lo so che sono stonato, tranquilli. Più ne hai, più ne vuoi. Questo è un po' quello che mi è successo durante l'ultimo viaggio in Indonesia, dove la continua ricerca di onde perfette mi ha tirato matto. Perché più ne prendevo, più ne volevo e non ero mai totalmente soddisfatto. Ok, in effetti si potrebbe dire la stessa cosa anche per altri piaceri della vita, tipo ballare con i bambini. Oh, ma che stavate pensando? Però questa cosa mi ha fatto anche capire che magari la perfezione non è una destinazione precisa o una situazione specifica, ma bensì potrebbe essere la ricerca stessa, dove accettiamo e assimiliamo tutto quello che ci succede, nel bene e nel male, fidandoci sempre di essere esattamente dove dobbiamo essere e facendo del nostro meglio per migliorare la nostra situazione ogni giorno. Ora, ne parlo come se fossi un guru, ma sono il primo che ci cade, però mi piace fare queste riflessioni, approfondire e confrontarmi direttamente con questo mio limite. Non dico queste parole per farvi smettere di cercare la vostra perfezione, che potrebbe essere interpretata anche come obiettivi o libertà, ma di continuare il vostro percorso godendovi ogni singolo momento di questa ricerca. Attenzione, 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 attenzione. Cosa sta facendo? È arrivata la pioggia, ragazzi. Questa è un'ottima notizia perché il vento adesso sta calando, si sta già mettendo glassy e potrebbe uscirci una sunset session. Ha già girato, si gira. Quello che vogliamo è il vento che arrivi da questa parte qua e sta già girando, si vede quella bandiera. Che ne dici? Aspettiamo che smetta e si va. Indonesia è come se avessimo fatto un viaggio nel viaggio, girovagando tra nuove riflessioni e prospettive sulla vita. Abbiamo imparato molto sulla semplicità, a connetterci di più con la natura, a prenderci di più cura l'uno dell'altro, ad ascoltare di più noi stessi e che prendere la vita un po' meno seriamente da quello a cui siamo abituati ci fa star meglio. No, è perfetto, raga, è perfetto. È perfetto, raga. Perfetto. È perfetto. Perfetto. È perfetto, ragazzi. Perfetto. Raga, ve l'ho detto che ero il primo a caderci, no? Qualsiasi tipo di viaggio, senza per forza andare dall'altra parte del mondo fino all'Indonesia, perché appena uscirete dalla vostra bolla di sicurezza e tranquillità, vi imbarcherete per l'unico viaggio che vi renderà davvero liberi, che è quello dentro voi stessi, quello che vi metterà faccia a faccia con le vostre paure, con i vostri limiti, e per superarli dovrete dare il meglio di voi stessi e riuscirete a far cose che neanche sapete di poter fare. E una volta superati, vi sentirete liberi e sicuri di esprimere chi siete veramente e di poter creare la vostra realtà felice in qualsiasi luogo siate.